Dunque, la prima domanda è innanzitutto: un precario, per quanto tempo è stato precario e quanto guadagna un precario? Quanto ha guadagnato un precario? Ci sono tante tipologie di precari, ci sono precari che sono precari del Comune di Milano da 12, 13, 14 anni, chi da un po' meno. Lo stipendio è sempre quello base, perché noi partiamo sempre dall'inizio, pur avendo tanti anni di esperienza alle spalle. Uno stipendio base dipende dalla categoria, lo stipendio base va sui 1000 euro, 1200 euro. E comunque a Milano è uno stipendio alla fine con cui si sopravvive, forse. Esatto, no, ma a parte quello poi non si può prendere un impegno per un'abitazione, un impegno familiare, cioè non ti danno niente, perché non hai una certezza sulla quale basarti. Il sindaco che cosa vi ha detto, se vi ha mai interpellati? Il sindaco, noi l'abbiamo sentito in un'intervista a Matrix, e ha detto che da quando c'è lui i precari a Milano non ci sono. Peccato che noi siamo qua, siamo oltre 100 amministrativi, poi ci sono anche i precari della polizia locale, i precari del NUIR, ci sono i precari tecnici. Cioè, fammi capire, scusa, il sindaco di Milano per parlare di precari è dovuto andare a Roma, a Matrix, e non interpellare voi che siete qua davanti al suo ufficio? Secondo lui non esistiamo, appunto, ripeto, lui a Matrix ha detto che da quando lui è sindaco di Milano i precari a Milano non esistono. Quindi io sto parlando con una persona che non esiste. Esatto, esattamente, io non esisto, però io nello specifico sono 10 anni che lavoro per il Comune di Milano. Quest'anno anzi abbiamo anche costituito proprio formalmente con uno statuto, abbiamo proprio costituito il Comitato Precari del Comune di Milano, tant'è vero che la prima volta che l'abbiamo protocollato e mandato al sindaco per fargli sapere della nostra esistenza è tornato indietro dicendo che era un protocollo irricevibile. Poi abbiamo parlato con alcune persone vicine al sindaco, quando ci siamo scandalizzati di questa cosa abbiamo riprotocollato, e questa la seconda volta è stata accettata la protocollazione del nostro statuto e del nostro atto costitutivo. Però voglio dire, cioè, lui deve rendersi conto che i precari ci sono, che portano avanti i servizi da anni. Nello specifico ci sono alcune persone che portano avanti un servizio che è lo servizio tributi in Via Larga, che hanno messo su in piedi i precari. All'inizio questo servizio è partito con 30 precari, adesso ce ne sono rimasti 23 in servizio, che però a fine anno finiscono. E tant'è vero che c'è stata fatta una proposta da una ditta privata che dovrebbe subentrare al nostro posto se noi vogliamo passare sotto la ditta privata, ma non sappiamo a quali condizioni, comunque non sono mai le condizioni di un ente pubblico. Cioè, una multinazionale mi può fare il contratto oggi e lasciarmi a casa domani, ma poi io, dopo aver lavorato 10 anni per il Comune di Milano, cioè a me mi deve assumere il Comune di Milano. Perché penso che dopo 10 anni, dopo aver avuto una formazione in tanti campi, cioè io non vedo perché io devo regalare anche il Comune di Milano, perché deve regalare questi soldi spesi in formazione su tante persone a delle ditte private. Cioè non... Senti, c'è qualche altro fantasma con cui posso parlare? Ma di fantasmi qua ce ne sono tanti. Allora, per esempio, qualche altro fantasma? Il sindaco di Milano ha detto che voi non esistete. Ma per chi? Per quale? Scusami. Si chiama ilcomizio.it. Ah, ilcomizio.it. Vai. Sei un fantasma, quindi sì. Come fantasma cosa ti senti di dire? Faccio silenzio, perché sono, essendo un fantasma, devo fare silenzio. Ma al sindaco cosa vuoi dire? Ormai al sindaco, ormai gliel'ho pure detto, cos'era, a giugno gliel'ho pure urlato col microfono. Niente detto, però usando anche toni molto accesi, ricevendo anche l'applauso del pubblico, di gente, di cittadini, non altri precari come me. Però la situazione è sempre rimasta uguale. Io sono precario dall'inizio del 2009. Ho lavorato per oltre 4 anni in comune. Ho girato tantissimi settori. Ho creato anche amicizie sia tra i miei colleghi sia con i dirigenti. Senza risultati. Io non è che uno dice: vabbè, sei un precario, ti fanno fare le fotocopie. Io comunque qua ho lavorato in Silvio Pellico.